Allora, vediamo se le cuffie va là. Contorniamo l'avventura. Allora, ci siamo quasi, eh. Ok. Life producer. The war. Ok, messo tutto. Ok. Stelle totali. Abbiamo già trovato. No, dobbiamo ancora raggiungere i 100. Vabbè, no, usciamo da qua. Questo lo tiriamo così. Allora, facendo. Ok, fa così. Un po' l'arietta. Ok. Allora. Facciamo una storia che mi dimentico sempre di farla. Buonasera, sono Onora. Anzi, facciamo una scritta. Bongo, hola, bongo, cia cia cia. C'ho in testa quella canzone lì. Laggiù c'è un ponte. Come lo raggiungiamo? Ok. Allora, dove eravamo rimasti? Sposto un po' il microfono qua così. Molto più comodo. Ok. Quella. Allora, eravamo rimasti qui. Questo serve? Ah, lì è vero. Roma! Dobbiamo cercare di far abbassare quel ponte. Deve essere la via d'uscita. Ah, questo l'avevamo già aperto. Infatti, mi ricordo. E qua? Wheel! I tre sigilli. Ok. Uno l'ho rotto. E gli altri due? Bah. Allora, qua sopra. Vai. Perfetto. Non smetterò mai di usarlo per spaccare tutto. Allora, abbiamo spaccato tutto.
Volevo prendere i sigilli qua. Ne manco altre due. Sono un po' arrugginito. Sono un po' arrugginito, mi devo scaldare. Tra poco ci morivo. Allora, per prima cosa dobbiamo far esplodere questa melma rossa, rossastra che c'è qui. E sicuramente prendiamo qua. Oh, ma qua ci abbiamo qualcosa. Così, con violenza proprio. Ehi. Guarda qui. Leggi qua. Leggi, leggi cosa dice. Ah, me lo stavo giusto chiedendo. Fa più freddo. Ci avviciniamo. Ah, qua dobbiamo salire. Proviamo ad andare qua sopra. Qua non c'è niente, non c'è più niente. Cazzo, sigilli. Ah, guarda, guarda quel sigillo. Manca un altro, eh. Dai, deve essere qua. Per forza. Per forza deve essere qua. E lì sotto cosa c'è? Ah, guarda lì. Guarda lì, vediamo se riesco a beccarlo. Cazzo. Forse da qua? No, non riusciamo. Ma l'ultimo sigillo, dai, l'ultimo ci manca. Sicuramente dietro, dai. Qua non c'è. Qua? Qua non c'è. Allora, vediamo se spostandoci di qua. Qua non c'è. Qua non c'è. No, ma neanche qua c'è, no, no. Cosa c'è lassù? Dove? Poi, qua era la... Guarda qua. Mi fa girare, aspetta. No, qua sono andato perché l'ho aperto, ok. Se faccio esplodere lì... Vabbè, vabbè, niente, il sigillo, il terzo sigillo chissà dove cacchio è. Vabbè, noi andiamo comunque su. Peccato perché volevo fare tutti e tre i sigilli, ma magari si sbloccava qualcosa, qualche ricompensa.
che sia qua. Che spesso quei maledetti sono proprio nascosti bene. Vabbè, magari più avanti o... Oh. No. Nada. Manca poco, mamma. Manca poco. Niente, perfetto. Andiamo. La Cima. Siamo vetta. così vicini. Siamo così vicini. Guarda l'albero del mondo. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Kratos e sarto. Attento a dove metti i piedi. Guarda qua. Questo ci serve, ci serve. Ne resta uno. Venite, venite. Fatto anche questo. Let's go. Oh, bella la vita. Ah, si può andare anche da qua sopra. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Cazzo, cazzo. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti.
Torneremo per l'altro occhio. Non scordate. Sì, ovunque. Forse dovevo andare dall'altra strada. C'era da sbloccare qualcosa, sicuro. Vabbè, easy. Easy, proviamo ad andare di qua. Quindi quelli sono i figli di Thor. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere, ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Vabbè. Come vuoi. Ciao Tommy. Voglio guardare. Buonasera. Fratello. Se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo. Più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Tipo? Ah. Che e un dio? Questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Proprio di netto così. La prima volta per te su God of War, sì. Prima volta. Mai giocato a God of War. Dentro la montagna. Allora, qua, aspetta che qua. Seccante. Qua c'è qualcosa. Sì, proprio quello che volevo dire. Allora, andiamo. Presto traduco.
produrremo le rune di Muspelheim. Manca l'ultimo, manca. E qua dentro? Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Ok. Spero che sia tornata dal Faim e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tagliassi a testa. Questi bauli nascosti ovunque. Bauli ovunque nascosti. Questo è il ponte per tornare alla base, diciamo. Però se ti serve aiuto, hai trovato lo spettatore giusto. Grazie, Dani. Dani. Tommy. Mi ritengo fortunato. Però vorrei andare sopra qui. Dove c'era il vecchietto. Perché sicuramente c'è qualche baule, qualcosa di nascosto. Eccolo qua. Vediamo. Sembra una di quelle strane porte che abbiamo visto. È che non si possono aprire. Te hai giocato a God of War, Tommy? Questo è proprio il mio primo God of War. Allora, andiamo. Allora, il viaggio, ok. Io prima di andare al viaggio andrei a fare un giro. Ma io... No, andiamo diretti. Se si può, diretti. Se si può. No, bisogna andare da qua, da questioni in sospeso. Esplorare le isole del lago. Sicuramente da lì. Negozio di Brock. Let's go. Sì, ho giocato tipo 6 volte, se non di più. Cavolo, yeah. C'è un fan sfegatato. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Allora. Rimane sulla via. Va bene, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odino. Il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Io ti dico, finora ho sempre giocato esclusivamente ai titoli multiplayer tipo COD, Apex, sempre FPS. Allora mi sono detto con calma, iniziamo qualche altro titolo, giusto per variare. Sì, la tua famiglia, prima di mamma e me, le tue origini, tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Non è mai il momento per niente. Si è aperta una porta. Ma se tipo vado avanti? No, vabbè, dai, proviamo. Ok. Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Guerra tra fratelli. Che troia. Ogni volta che ci vedono.
ci potenziano l'arma, uno e poi l'altro. Sarebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Boh, posto, una martellata ed è potenziato. Olla. Ora che cazzo volete di altro? Ma allora adesso fai giochi solitari. Sì, adesso prima di andare in ferie, questa è l'ultima settimana, dopo andrò in ferie e una volta tornato verso la fine del mese andrò avanti con God of War, lo voglio finire. E poi alternerò, farò un po' di Warzone, farò un po' di God of War, vorrei iniziare Days Gone. Il mercante qua è furioso. Vorrei iniziare Days Gone e dopo, vabbè, altri progetti, nel senso vorrei portare Battlefield quando uscirà, anche un po' di Cold War. Non voglio abbandonare COD e i titoli FPS multiplayer, però ogni tanto un titolo come God of War oppure The Days Gone, che sono curioso di giocarlo, lo porto molto che volentieri. Allora, siete imbattuti in un tipo trasandato, alto, insensibile al dolore, che sembra ubriaco, ma che probabilmente è solo scemo? Come pensate che mi senta? Se volevo fare affari con gli Aesir, aprivo bottega fuori da un bordello. O un'arena. O un'arena di bordelli. Ha detto Aesir? Come gli dei? No. E ora all'opera. Allora, guarda, ti volevo consigliare proprio Days Gone, infatti il prossimo titolo sarà quello. Mi ispira un sacco. Mi ispira un sacco. Allora, abbiamo poco argento, vorrei più che altro potenziare un cacchio. Posso potenziare. Andiamo al busto forse. Niente. Questo cos'è? Aumenta notevolmente la durata dell'attacco rotante prolungato. Bello lì! Porco due, oh. Questo cos'è? Ah, quello che uso, ok. No, no, ma io preferisco questo. Potenziamolo, dai. Via. Abilità. Ah, ok. Necessità di tutte le abilità precedenti. Potremmo potenziare questo qua, cos'è? Quando siamo in nude, mira e premi R1 per richiamare immediatamente il Leviatano e sferrare un potente attacco rotante. Ma più che altro volevo potenziare la difesa. Quando siamo in nude schivi e schivi, inclina, ok, in avanti, un attacco rapido. E il boccia, enormi danni. Oh, bello questo, potenziamo. Ciao, io vado che domani devo svegliarmi presto. Ciao Tommy, grazie di essere passato, alla prossima. Mi spiace lasciarti così presto, però va tranquillo. Ci vediamo alla prossima. Grazie del follow. E gli alert non sono partiti? Non sono partiti? Il bello della diretta. Magari ne l'ho sentita. Ehi, dov'è la tua bestia da sonno? Allora, continuiamo. Me la sono mangiata. Ho finito di digerirla da poco. Ma perché l'hai fatto? Ha mangiato... No, vabbè. Ma era tua amica. Sarà contenta allora che sono così ben nutrito. Cavolo, ragazzo, sei proprio un sentimentale, lo sai. Ma non ti preoccupare, tornerò presto alla mia attività. Allora, mappa. La missione è andare qui. Vai al diario. Allora, porta la testa di Mimir alla strega. Vai, let's go. Posso usarlo? Ok.
Posso andare qui? No. Devo andare per forza a piedi? Per forza. Come si torna dalla strega? Ah, appunto. Ah, è vero che c'è la barca. Aggiungi la bussola. Ok. È vero che qua al lato c'è la barca. Non torniamo dalla strega. Allora, scendiamo qui sotto, dovrebbe esserci una barca. Eccolo lì. Questa parte l'abbiamo già esplorata l'altra volta. Mi ricordo. Ok, let's go. Ma sbaglio o c'è una cassa qua sotto? Ho visto una cosa rossa in fondo al mar qua. Allora, andiamo. Dobbiamo andare verso di là. Quale storia vuoi raccontare? C'era una volta un cavallo che voleva vendicarsi del suo nemico, un cervo. Il cavallo incontrò un cacciatore e fece un patto. Si fece mettere dall'uomo il morso, le briglie e la sella per farsi cavalcare. Uccisero il cervo e il cavallo sentì il sapore della vittoria. Stiamo andando giusti? Sì. Vabbè, abbiamo fatto il giro lungo comunque. Vabbè, il giro esplorativo. E lo rise suo schiavo. È serpentone. Mamma mia, serpentone. Oh. Non credo. È serpentone. Indicatori attivi, ok, aggiungiamo alla... ok, via. Abbiamo fatto un giro lunghissimo, però vabbè, ci sta. Ok, siamo diretti proprio alla... quella torre. Dovrebbe essere qua in zona. Questa qua, sì. Non lo so. Ok, ci siamo. Allora, per attivare la carrucola... Allora, ci siamo, però per salire... dobbiamo salire da un'altra parte, ragazzi. C'è qual quadra che non cosa? Vedo qualcosa lassù. Vedi qualcosa lassù? Io non vedo una cippa di niente. Eh sì, ragazzi, dobbiamo andare proprio di là. Dobbiamo andare proprio qui. Però in barca non posso usare l'ascia. Oh, proviamo. Magari c'è da usare il... l'arco? No. Di niente. Così rompiamo. Oh, strano. Sono un attimo incastrato. Aspetta che sposto.
Ok, ho spostato il ventilatore. C'è qualcosa lassù. C'è qualcosa lassù. Un'altra storia? Molto bene. C'era una volta una rana. Un'altra storia, no? Devo trovare il metodo per salire qua. Per cercare una nuova casa con il figlio. Videro un pozzo. Il figlio fece per saltarci dentro, ma la rana lo fermò. Vide che il pozzo era profondo e una volta dentro non sarebbero potuti uscire se si fosse prosciugato. Saggiamente proseguirono. Fine? Sì. Non me vede? La vede? Il figlio sarebbe morto di fame e la rana avrebbe assistito impotente. Vedi? Quella è una storia. Ok, allora, let's go. Qua siamo entrati. Era profonda sta caverna. È infinita. Già qualcosa qua. Parcheggiamo. Bella lì. L'acqua è scesa. Quando è emerso il serpente. Giusto. Lo sapevo. Qua il portale per tornare indietro. Souvenir. Ok, qua apri qua vecchio. E adesso patangadas. Tosta, raga. Ridi, 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 strega. È forte, eh? Vieni qua, bella. Venga. Che porca trave. Vieni qua, ma io ti riempo di bellezze incostumate. Bella. Andiamo avanti. Allora, abbiamo un sigillo? Ancora due. Ancora due. Qua? Questo non significa che
Ah, codice di Malfe completato. Ora puoi leggere la lingua. Ok, adesso puoi accedere a Muspelheim dalla sala del viaggio tra i regni. Ok, vabbè. No, vabbè, pensavo. Va? Tornate indietro, Esir. Gli dei non sono i benvenuti. E noi andiamo. Eccolo. Spero si ricordi di noi. Prendiamo un po' di cose. Allora, c'è questo qua che sicuramente c'è da portarlo. Sto cristallino qua. Qua. 100-100. Ok, let's go. Ragazzo. In teoria adesso possiamo leggerlo. In teoria. Buona a sapersi. La tua amica strega è qui? Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui. Charlie. Ho capito io. Charlie. Questione che... Separati. Oh, vieni qua, bello. Guarda, droghe. Cosa fa il furbo, dai. Vieni. Vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Mamma mia, quando si incazza Kratos è devastante. Però sento una bestia comunque da vicino, eh. Eh sì, tipo da lì sento una bestia. Ah, è lui proprio. Era lui. Ok, qua? Cos'è? Vuoi leggerla? Morte al dio corpo, dio degli impiccati. E qui? Vuoi leggerla? Sì. Seidur Niding su chi sconfinerà. Andiamo dalla strega, dai. Allora, entriamo. Padre, lei è qui. Sono così contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce. Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Fai come dice, ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene? Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusa. Madonna, che agitata che è. Prendi pure le mie frecce.
A me non servono più. Ora, questa testa? Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene? Eh sì. Ti prego. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglionetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Diamogli dei buoni vermi. Non immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Ok, dai. Sarà contento il tipo una volta risorto coi vermi in bocca. Fammelo vedere. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Tu. Oh, ciao Freya. Da quanto tempo? Ti trovo bene? Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito questa idea. Freya? La dea Freya. Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo? Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa? In effetti. Andiamo, ragazzo. Ma... ora. Non c'è di che. E spacca la casa tra poco. Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Caverna di Freya. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Come vuoi. Portatemi al tempio di Tyr, nel lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo. Ok. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Ma in effetti. E tu sai come parlare con lui? Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Vabbè, allora abbiamo l'amichetto qua nuovo. Recati al corno del serpente. Quindi? Ah, qui. A sto punto andiamo con senza nota, cioè, sì, andiamo direttamente qui, dai. Abbiamo il passaggio qua. Senza andare con la barchetta. Andiamo più veloci. Let's go. Mimir, perché Freya ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie, tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo... un incantesimo? Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Spero che stia bene. Eccola qua la porta. Dopo un tot si apre, ho capito. Come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì.
Avete messo finalmente il corpo quell'alchimista? Non abbiamo tempo, signor commerciante. La metà del ponte. Qui? Ok. Parla con serpente del mondo. Dov'è serpente? Serpente. Poggiami le labbra sul corno. Poggiami le labbra sul corno. Eccolo qua. Erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male? Beh, tra lui e Thor non è mai corso il sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No, chiedigli solo di Jotun. Auguratemi buona fortuna. Jormoin Mimir. Siamo fortunati, amici, si ricorda di me. Della vostra triste perdita e vi aiuterà. Che bestione, oh. Curioso. Che succede? Oh, niente di cui preoccuparsi. Sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta? Ascolta attentamente, servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Ok. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Ok, grazie del passaggio. Aspetta, guarda. L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. Ok, allora qua sicuramente scendiamo, quindi dal corno, con il corno possiamo chiamare ogni volta il serpente, più o meno. Allora sentiamo, sì, dobbiamo andare proprio lì, ok. Serpentone. Riesco a leggere. Infatti. Ma è un nome. Eir. Cavolo. Il nome l'ha acceso. È il nome di una delle valchirie. Curioso. Porca tra una delle valchirie. Metto che sono devastanti. Ok. Allora, di qua secondo me non si può più andare.
No, dobbiamo per forza andare da qua. Può scendere magari? Scendiamo. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Segua ruota. Incubi. Schifosi insetti. Incubi. Loro devono stare attenti qua, eh. Il cecchino. Questo? Non è che si riamina adesso, rianima il bestione qua. Allora, si può andare da qua, sicuro? Ma quel bestione lì comunque non... Bah. Bah. Andiamo. Pensavo si svegliasse quel bestione lì, invece no. Guardalo, è sempre ovunque. Non voglio perdere i miei migliori clienti. Sempre ovunque il tizio. Allora, potenziamo un po' allora il busto. Guarda quante... Ah, oro, eh. Dobbiamo raccogliere un po' di robe, eh. Allora, manico, ricurvo. Vedendo un po' di statistiche. Talismano. Si trova nelle bare. Ok. Quindi potremmo anche comprare più risorse. Si usa per migliorare diversi set di armature e l'artiglio, ok. Fatevi sentire. Facciamo un po' di esperienza qui. Ecco, dobbiamo potenziare un po' il ragazzino qua, se no, poveretto. Già mi dà una mano assurda. Ok, bello potenzioso. Si dice potenzioso. Ok, vediamo se possiamo potenziare il ragazzo.
Potenziato. Fate buon viaggio. Una mega statua, ok. Andiamo avanti. Allora, di qua, qua si scende, qua si sale. Vai. Eccolo qua. Si va avanti, andiamo qua dietro se c'è qualcosa da sbloccare. Qua si scende? Bello! Copritevi le spalle a vicenda nel deposito. Non voglio perdere i miei migliori clienti. Ah, ok, qua si scende. Dove eravamo prima, praticamente. Ok. E le colonne sonore, cioè, sono devastanti. Sono devastanti, davvero. Possiamo salvare qua? Salviamo intanto. E procediamo. Consiglio delle Valchirie. Allora, la vita ce l'abbiamo. Potrebbe essere Otto Troni. Piantala coi giochetti, testa. Conosci questo luogo? Certo, sono Mimir, l'uomo più intelligente al mondo. Qualunque cosa sia questo posto, sembra importante. Perché? Ah, sì. Non c'è niente di valore qui. Ma c'è una porta. No, vabbè, io l'attivo. Possiamo anche fare a meno di attivarla. Questo è dove si trovano le Valchirie. Allora, vediamo però. Dove dobbiamo andare? Appunto. Dobbiamo andare qua. Quindi andiamo con la barchetta? Mi sembra di sì. Andiamo con la barchetta, per forza. Non c'è... Non ci sono altre strade.
Ok, qua l'abbiamo vista. Ma niente, dobbiamo per forza tornare indietro. E andare con la barchetta. Valchirie. Non è che posso sfidare una valchiria? No, non ci siamo persi. Però... Diciamo... Deve andare lì. Secondo me dobbiamo prendere la barca. Adesso io apro questa. Noi dobbiamo prendere la barchetta. Vediamo se possiamo andare lì senza fare qua. No, non si può andare. Dobbiamo andare a piedi. Ok, via. Povero Fafnir, il confine tra ambizione e cupidigia è molto labile. Praticamente abbiamo sbloccato solo un'area della mappa, tipo. Secondo me quello lì. Questo si può attivare con la freccia. No, Basta! niente. Pensavo io. Seguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Bella. La regia dell'albero aumenta di 2 la forza in modo permanente. Sei... Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Deve passare Beh, qua, lei eh. mi incolpa in larga Aspetta, parte qua. per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco perfettamente. Finirò più tardi. Che bestia c'è qua sopra? Ah, c'è una bestiolina? Qua c'è un dragone, so qua che c'è qualcosa lì sopra di grosso. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. C'è anche questo
Il buco nero lì. Salviamo intanto che voglio andare a vedere cosa c'è qua sopra, se sarà una bestia da... strana, vero? Incatenato. Occhi aperti per eventuali altari del vincolo e liberiamo quel disgraziato, va bene? Ok, lo liberiamo, non c'è problema. Allora. Sono arrivato, Vecci. Stai attento. Madonna, se sei violentino, Vabbè. Allora, fammi vedere. E tu? Che ci fai qua? Questo mentecatto era una fonte inesauribile di fastidi, sia per... Cioè, non è suo amico, bene. Perché liberarlo? Fidati di chi è stato liberato da poco. Nessuno merita una prigionia del genere, nemmeno un piccolo avido nano drago. Vabbè. Ragazzo. Mario diventa nostro amico. Interessante. Intanto apriamo qua. Ok, allora. Ehi, vecchio. Porco due, ma mi ha distrutto, L'armatura è tolta. Attenzione. Ecco, bella tosta, No, sono morto. Alla tua destra. Non ancora. È morto, l'ha preso. Padre. Dai, alza. Arca boia. Finisce così, eh? Sì, finisce così, è bello forte questo one shot. Ah.
Andiamo. No. Lato sinistro. Quell'armatura è tosta. Scusa, no. È bella tosta quell'armatura lì. È bello tosto, eh? Sciotto. Ah, sì. Cazzo, non li fai in... tosto questo, eh? No, oh, vabbè. Meno male che c'ho questo, dai. Se questo è tosto, eh. Porco, due, l'ha caricato. Mamma mia, l'ha caricato. Cioè, devo solo temporeggiare finché non fa quella mossa lì, che carica quella sfera, tipo. Va bene, vediamo. Cioè, facciamo prima quello davanti. Troia. Ah,
bene, no? Stai migliorando. Non hai risposto alla sua domanda. Come ha fatto il nano a diventare un drago? Non ne sono certo, ma scommetterei che la sua propensione a rubare artefatti magici c'entri qualcosa. Deve aver saputo un gingillo alla dea Vanilla sbagliata. Veneno! Mi serve te! Sei un po' lento. Qua sono belle forti, eh. Questo pezzo è bello tosto, eh. Sono belli tosti qua, sono tutti oro. Cioè è un pezzo, secondo me questo da far dopo. Da far dopo. È un pezzo da far dopo questo. Il primo sigillo lo si fa, ma il resto bisogna... Sono tutti oro, cioè sono troppo forti. Ci ritorneremo. Ok, il canale del muratore. Mimir, l'ultima volta che eravamo in barca avevi iniziato una storia. Che volevi dirmi della lunga guerra? O te la posso raccontare più tardi? Volvi. Ti hanno portata via troppo presto. Voi che siete vivi, la mia amata Gulvig mi chiama a sé. Desidera essere in pace, eppure è in pezzi. Vi scongiuro, fatela tornare completa. Dobbiamo raccogliere le sue ossa. La magia Seider di Gulvig non conosce limiti. Davvero? Come? Ragazzo, posso sentire il tuo dolore. Fidati, la sua magia è forte abbastanza da creare dei ponti tra la vita e la morte, anche se per poco. Ragazzo, andiamo. Presero tre ossa della mia dolce Gulvig e le sparpagliarono per il lago. Tutte missioni secondarie, va bene. Portami le sue ossa, Gulvig ti ricompenserà. Le troveremo, le troveremo. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Ehi, bellissimo. Bellissimo, vieni qua, bello. Guardalo qua. Ma ci sono ancora queste zanzare. Ci sono ancora queste zanzare, bellissimo. Che boia. Ah dai, vieni qua, bello. Vieni qua, bello. Uè, bello. Vieni qua, vieni qua. Allora? Attenzione! Vieni, 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 vieni. Mi sono messo male.
Vieni qua, bello. E allora facciamo un po' da cavalcata. Dai. Dovremmo cercare. Hai sentito? Potremmo parlare di nuovo con la mamma. Se stiamo attenti. Fai pure, prego. Ragazzo. Io non mi farò distrarre da simili sciocchezze. Sì. Andiamo, andiamo. Questo scappello. Che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tabor che, nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere al mondo. Tabor sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rimbor, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rimtur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard. Le scatolette lì servono... Purtroppo... Gli danno un sacco d'argento. Lo vedrai. Thor l'ha ucciso. Oh no, cade sul villaggio. Già, quando cade distruzione. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Bella lei. Molo settentrionale, ok. Un wolf. Una bestia pericolosa. Annientiamola insieme. Bello. Sembra non faccia nulla. Ancora no. Ah, ce n'è un altro. Non ancora. Allora adesso te mi fai incazzare, te lo dico. E adesso arrivo mi. Perfetto. Qua? Ok. E tipo sono lupi mannari allora. Tipo sono proprio lupi mannari. Andiamo.
bel numero. Ok, ci addentriamo. Guarda quanti nemici ci sono lì. Anche qua sotto sicuramente. E i sopravvissuti? Oh, Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. Ok, quando si può andare? Qua però, sì. Un'altra armatura? Allora, forza 10, però runico più 24, difesa più 5. No, lasciamo così. Allora, runico, cioè l'effetto runico fa più male. Porco 2, però. Aumenta un po' la difesa. Proviamo, dai. Serve la sua magia. La punta dello scalpello. Nemici. Dov'è? Vogliamo attaccarli. Ah, eccoli là. Ta 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 ta. Fake. Dai su. Lutiamo un bel po'. Non sono male sti lupi, però sono forti. C'è un sacco di loot, eh? Un sacco. Bella. Porca, poi se è potente sta roba qua. Ricarica però. Però ti dà un sacco di forza, di runico. Beh. C'è un cristallo lì? Vuoi leggerla? Certo. Offriamo a Njord il bottino del mare. Ah, sì. I pescatori venivano qui a pregare e venerare Njord perché placasse i venti del mare. Guarda.
Ah, devo girarlo ancora. Ma se becco il cartellone lì. Allora. Ok, uno. Uno fatto. Manca la R. No, qua sono appena salito, vecchi. Che non ci confondiamo. Ok, la R, ci siamo. Manca solo l'ultimo simbolo. Allora, qua c'è un po' di energia. Devo raccogliere. Quello che butta lui, vabbè, dai, aspettiamo. E anche questo demolito. Aumenta la resistenza dell'attacco di gelo del 50%. Porco due. Bella storia. Ok, secondo me lì dobbiamo far esplodere qualcosa. Lì sopra. Lo sapevo io. Andiamo, andiamo. Bello perché God of War è così, cioè è proprio storia, enigmi, combattimenti, una figata. Una figata. Ok, allora. No, cambia. Ok. Ah, il portale, ha attivato un portale, attenzione. Uh-huh.
Ok, andiamo di qua. C'è l'ultimo sigillo da prendere, cioè da sbloccare. Non è che sia quello lì di sopra? Bah. Non ne vedo altri qua, vediamo. Oh, questo qua è. Ah, ok, serve la goccia qua. La goccia esplosiva. Ok, vai, lanciamola. E che simbolo serve? Ah, ok, la. Ok, questo. Vediamo cosa ci dà. Bello. Aumenta i danni di tutti i lanci d'ascia del 6%. Bello. Ci sta, ci sta. Ok, allora possiamo andare avanti. Porco due, ah. Andiamo. Bel gigantino, eh? Porco due, che gigante. Col martello. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Bello lì. Vieni, vieni, vieni. Ma chi c'è? Ma è ancora lui, eh? Vai. Ehi, là, c'è parecchia gente qua, eh? Fammi vedere un po', fammi vedere un po', vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua.
E uno andato. E uno andato. Madonna mia. Da destra. Vieni qua, bello. Vieni qua, vieni qua. Quanta robetta che ci hanno lasciato sti qua, eh? Sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile? In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Mm. La tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Certo. Il fiato gli puzzava di idromele. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Forza, andiamo! Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Un po' pesante, okay, mi serve assoluto silenzio per questo. Eccoti, sei. Palla! Bello potenziato! Ok, allora. Potenziamo qualcosa? Dai, potenziamo, dai. Ci serve il suo artiglio, eh. Che manca ancora? Armatura busto. Potrei potenziarla. Ok, armatura braccia. Runico, sì sì, questa potenziamo se si può, sì. Ok. Artiglio, ok, ferraglia. Questo cos'è? Ah, ricarica più in fretta le... Ok, no, costa troppo. Armatura braccia, risorse insufficienti. Non c'è motivo di avere fretta. No, mi serve, aspetta, ho sbagliato. Pomo dell'ascia.
No, niente, accessoriato. Bonus vita del cecchino. Probabilità elevata di attivare un vantaggio che ripristina una parte della vita ogni lancio di precisione a segno. Bello. Parte della vita quando si uccide un nemico con l'ascia. Beh. Talismano. Incantesimi, vediamo. Si può fare niente, armatura, busto, qua vendi no. Potenzia, Leviatano, non si può fare niente, armatura, pack. Non si può fare niente. Abilità però. Oh, la vedi. Le frecce di luce causano gravi danni da assordimento. Aumenta enormemente i danni delle frecce e degli attacchi da mischia. Oh, là. Abbiamo potenziato bene. Là cosa c'è? Conoscendoti, non rimarremo di certo qui. Esatto. Ma come avanziamo? Attento! Il mio negozio è qui! Pare tui. Entriamo là dentro. Sì. Troveremo di rompere il ghiaccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso su. Sicuramente col martello che c'è gigante lì, dai, non può essere. Allora, salviamo. Io direi anche che potrei spegnere perché è giunta l'ora di staccare. Continueremo un'altra volta. Bacios.